Ciao a tutti, io sono Lenia, bentrovati in questo nuovissimo video, in particolare questo wrap-up dei mesi di luglio, agosto e settembre. Ovviamente andrò in ordine un pochino sparsi, però diciamo che mi ricordo il periodo in cui li ho letti. Quindi partiamo subito con Peter Pan in inglese. Questo è stato il primo libro che io abbia mai letto in inglese, al di fuori quelli scolastici, naturalmente. È molto semplice e quindi credo sia un libro con cui partire a leggere in inglese. Se non volete leggere Peter Pan come primo libro, vi consiglio ovviamente sempre la Collins Classic con qualsiasi altro libro della loro edizione, che va bene comunque. Il prossimo libro è un libro che avete già visto e rivisto, quindi sarò breve: Il profumo delle foglie di tè di Jaina Referis, che racconta di questa donna che si trasferisce in Inghilterra, siamo negli anni 20, per stare vicino al suo marito, che però le nasconde dei segreti. Lei sa, poi viene a scoprire che ci sono dei segreti che suo marito nasconde, però sarà anche lei a nascondere dei segreti al marito, che saranno atroci, tipo bomba atomica praticamente. Però questo libro è comunque leggero, estivo, a cui ho dato 4 stelle su 5. Se volete qualche informazione in più, vi lascio la recensione che ho fatto sulle schede. Anche il prossimo libro è praticamente apparso ovunque negli ultimi mesi sul mio canale ed è A volte ritorno di John Niven. In questo libro Gesù torna nuovamente sulla terra per sistemare i casini che gli uomini hanno fatto mentre Dio era in vacanza. Ovviamente, che lo dico a fare, è divertentissimo, leggero. Ho dato 4 stelle su 5 a questo libro e vi linko sempre la recensione che ho fatto sulle schede per avere qualche informazione in più. Anche questo libro l'avete già visto ed è L'uomo di Pietroburgo di Ken Follett. Vi lascio il book haul sulle schede per sapere qualche informazione in più su questo libro. Comunque, siamo nell'Inghilterra e nella corte inglese succedono casini e libro molto breve, in realtà è il primo libro che leggo di Ken Follett, devo ancora capire se mi piace o no. Comunque, consigliatemi qualche libro di Ken Follett da leggere in più oltre a questo. Allora, poi anche questo libro l'avete già visto, Una donna dei fiori di carta di Donato Carrisi, piccolissimo ma pazzesco, ragazzi, cioè io mi sono innamorata di Carrisi con un libro che forse non è anche il suo miglior libro e devo dire che ora sono in fissa. Sono ancora in fissa per Donato Carrisi, devo assolutamente recuperare tutti gli altri libri che ha scritto. Fatemi sapere nei commenti quale altro libro di Carrisi devo leggere per prima, dato che comunque li devo leggere tutti assolutamente. Comunque fatemi sapere cosa devo leggere per prima. Un altro libro di cui avete sentito parlare sempre praticamente sul mio canale ed è Una madre perfetta di Kimberly Bell. Vi lascio su nelle schede la recensione che ho fatto per avere qualche informazione in più. Comunque, questo libro racconta di un bambino che si è perso durante una gita scolastica e la madre, ansiosa com'è, deve cercarlo. O meglio, è la polizia che lo cerca, ma la madre ovviamente si mette in pippa che lo deve cercare pure lei. E comunque, 4 stelle su 5, ripeto, recensione su nelle schede per avere qualche informazione in più. I prossimi 3 libri, non vi spoilerò nulla sulle trame, eccetera, eccetera, sono 3 libri che ho letto nel mese di agosto. Non vi spoilerò niente perché a ottobre stanno arrivando le recensioni una volta a settimana. Comunque, il primo libro è L'amica geniale, il secondo Storia di chi fugge e di chi resta e poi Storia del secondo cognome. Mi manca ancora l'ultimo da leggere, che mi devo spicciare perché naturalmente a fine ottobre bisogna fare la recensione anche dell'ultimo libro e mi devo spicciare, ecco, mi devo sbrigare a leggere anche l'ultimo libro. Comunque arriveranno tutti tranquilli che ce la posso fare. L'ultimo che ho letto è ovviamente, non potevo non citare, Nevernight, mai dimenticare di Stoff, il primo volume della trilogia di Nevernight. Che lo dico a fare, non dico niente perché non posso dire niente. O meglio, ci sarebbe tantissime cose da dire che non trovo le parole per farlo. Poi, naturalmente, devo citarvi altri 2 libri che però non ho finito ancora di leggere, ma che comunque ho portato avanti in questi mesi. Il primo è Il terzo volume del Trono di Spade,
che purtroppo ho lasciato, diciamo, poco più della metà, 763 pagine, che voglio continuare assolutamente perché sì, c'è cioè, il Trono di Spade deve essere finito, entro, non lo so, 3 anni, 4 anni, non lo so quanto ci metterò a leggere questi libri. Praticamente è successa una cosa che non doveva capitare, ma che purtroppo già sapevo, perché avendo già visto la serie TV, cioè... Colpa al cuore, come sempre, mi devo ancora un pochino riprendere e poi magari continuerò, ma comunque continuerò perché Game of Thrones deve essere finito. Poi un altro libro che ho lasciato molto prima della metà, in realtà, è il secondo volume della Spada della Verità. Allora, questo avevo già visto ovviamente la serie TV, le prime due stagioni, le uniche due in realtà, che corrispondono ai primi due libri, quindi questo già so la trama. E quindi non ho questo incentivo a leggere, a continuare. Ovviamente c'è la curiosità di sapere le differenze tra il libro e la seconda stagione. Più che altro sono convinta di finire questo libro perché devo sapere, ovviamente, poi come continua dal terzo in poi. Però diciamo che per il momento sono bloccata, anzi tra l'altro devo anche finire un capitolo perché rimanere a metà mi dà fastidio e non poco. Comunque vi farò sapere in futuro cosa succederà a questi due libri non finiti. Bene, questo video finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, fatemi sapere nei commenti quali libri avete letto in questi mesi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!